Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul canale. Oggi in questo video, da come potete leggere dal titolo, andremo a provare in super anteprima la nuova collezione della Puma Milano Privé. Prima di andare ad applicare gli ombretti della collezione, vado a realizzare una piccola transizione, quindi con un colore di transizione, e vado ad utilizzare questo che è il Vamp 105 qui nella mia piega. Una volta definita la nostra transizione, andiamo a prendere il primo ombretto di questa collezione, che è lo 02. Questo colore qua, molto molto bello e particolare, perché devo dire che questa texture di pupa mi sembra molto simile agli altri ombretti presenti nelle altre collezioni come texture, quindi mi piace anche molto applicarlo con questo tipo di applicatore così, e lo vado ad applicare sulla palpebra mobile. Vedete com'è intenso applicato con la spugnettina? Molto molto bello questo ombretto, perché è metallico ma non troppo ed è veramente un colore caldo, molto bello, e lo applico qui solo nel centro, così, in questo modo, tralasciando angolo interno e angolo esterno. Ancora non l'abbiamo sfumato bene, però mi piace tantissimo perché è molto coprente, però non vi dà quell'effetto, cioè non è un metallico brillantinoso, ma è un metallico che riflette veramente in maniera molto delicata la luce. Ora andiamo con l'ombretto 03 invece a intensificare l'angolo esterno. Lo tamponiamo così, poi qui lo andremo a sfumare. Anche questo è molto bello, veramente intenso, e devo dire che questi tre ombretti stanno veramente molto bene insieme, mi piacciono, sono anche molto pigmentati con un pennello così a setole sintetiche, e andiamo a sfumare parte esterna, lo portiamo così verso l'esterno. Guardate, si sfuma molto molto bene. Abbiamo applicato nell'angolo esterno l'ombretto 03 e ora vado a utilizzare una delle due Made to Last presenti nella collezione, e sono presenti la 205 e la 206, che sono due colori molto molto belli. Una, la 206, è un marrone molto rossiccio, davvero bello. E la 205 è un nero marrone davvero interessante. Ve le faccio vedere. Questi sono gli swatch, davvero molto particolare questa qui rossiccia. E andiamo ad applicare nella rima interna la 205, in questo modo. E io adoro queste matite, mi piacciono perché sono dalla mina sottile e quindi vi permettono di applicarla bene sia all'interno della rima inferiore, ma soprattutto tra le ciglia inferiori. Prendo la numero 206, che è quella un po' più calda, e vado a scaldare un po' l'angolo interno, solo picchiettandola qui nell'esterno, leggermente. Le Made to Last mi piacciono veramente molto, le conoscevo già prima di questa collezione e come avete visto scrivono tantissimo all'interno della rima dell'occhio inferiore e soprattutto anche fuori. Mi piacciono tantissimo anche nella versione labbra, c'è una grande scelta di colori. Adesso, prima che si asciughi la matita, andiamo a sfumarla e vado a prendere il nostro ombretto 02 e lo utilizzo qui per sfumare la nostra matita. Quindi sfumo bene la matita in questo modo. Non mi piace mai lasciare la matita definita, ma mi piace dare questa sfumatura perché guardate la differenza, è veramente tanto, veramente bello così. Nell'angolo interno invece applico lo 01 e questo color rame, bello intenso, mi piace moltissimo, e lo applico qui nell'angolo interno. Bello, mi piace tantissimo, cioè guardate con gli occhi chiari e i capelli blu quanto sta bene questa tonalità così rossa,
sottotono caldo, no, rosso. Ogni volta che provo questi ombretti qui mi piacciono sempre veramente tanto, perché anche con la spugnettina in dotazione sono fantastici, ed è difficile trovare ombretti che anche con le spugnettine siano così performanti e belli. Ora, per rendere l'occhio nella parte superiore un po' più definito, con la Matte Last 205 ando tipo eyeliner, ok, e la sfumiamo. Ok, vedete, ha reso un po' più intenso l'angolo esterno. Allora, come make up mi fermerei qui, quindi adesso applico le ciglia finte, intensifico un po' lo sguardo e continuiamo. Ok, ho messo delle ciglia finte per intensificare lo sguardo e devo dire che danno quel tocco in più. Per completare, nella rima inferiore vado ad applicare il mascara Extreme Vamp, che amo. Se mi seguite da un po' sapete che i mascara Vamp sono tra i miei preferiti. Piacciono tantissimo. Veniamo adesso a un altro prodotto, secondo me pezzo forte di questa collezione. In realtà finora gli ombretti mi sono piaciuti tanto, le matite anche, e vedremo anche se questo illuminante mi piacerà anche lui. La texture è molto particolare, bellissima, quindi vado a prendere un pennello e vediamo un attimino come si comporta. Bello, delicato. Ah, ecco, vedi che può essere anche modulato, bellissimo. Quindi potete decidere di averlo o leggero o più intenso. Bello, mi piace. Anche qui sul naso, anche da questa parte e qui sulle tempie. Allora, devo dire che come illuminante non è male, anzi, veramente non mi aspettavo il fatto di riuscirlo a modulare in maniera così semplice, come avete visto in due passaggi. E trovo che sia un dorato veramente molto delicato, perché solitamente ci sono alcuni dorati che veramente sono belli, dorati importanti. Questo si fonde proprio con la pelle. Veniamo ad altri due prodotti di questa collezione, sono due prodotti labbra molto interessanti. Iniziamo dal rosso, che è il numero 013. Questi Made to Last sono caratterizzati da una parte in cui abbiamo il rossetto liquido che si asciuga e diventa opaco, e poi dall'altra parte abbiamo questo gloss che va a fissare il prodotto. Quindi lo andiamo ad applicare. Allora, è un bellissimo rosso con una bella punta di fucsia all'interno, molto molto bello. Allora, io avevo già provato questa tipologia di prodotto qui e a volte l'applicavo sia così da sola, quindi solo con questa parte, perché magari mi piaceva l'effetto matte, però quando un giorno ho voluto seguire le vere istruzioni di questo prodotto, cioè quella di applicare anche la parte trasparente, mi sono resa conto di quanto effettivamente andasse veramente a fissare il rossetto, perché una volta che il gloss va via vi rimane proprio il rossetto sotto fissato. È assurdo, ma vi giuro che vi dura veramente un sacco. E tra l'altro questo è waterproof, quindi ad applicare il gloss. Wow, bellissimo. Mi stanno affascinando i gloss. Ho visto che stanno tornando molto di moda e non lo so, ma mi stanno veramente piacendo tanto, col fatto che poi metto sempre l'illuminante, quindi si crea questa luce sul viso molto particolare. Bello questo colore, piace molto. Ripeto, questo è lo 013. Quindi vado a togliere questo e applichiamo l'altro. Cioè, guardate, io vado a togliere il gloss. Vi rendete conto? C'è perfetto. Vado ad applicare 014. Boh, non lo so, mi affascina tanto. Sarà che siamo verso l'autunno, quindi queste colorazioni sono fantastiche. Onde evitare
il formarsi di alcune macchie, alcuni grumi, vi consiglio di con questi colori, soprattutto col fatto che si asciugano molto velocemente, di effettuare prima un'applicazione molto leggera, così evitate il formarsi di macchioline, e poi, una volta che il prodotto si sta asciugando, andate a effettuare una seconda applicazione per renderlo più intenso se non vi piace più leggero. Comunque vi consiglio di non fare più di due applicazioni, altrimenti rischiate veramente di fare un effetto un po' bruttino, quindi adesso lascio così e vado ad applicare il gloss fissante, che va anche un po' ad amalgamare quello che è il colore. E con questi colori così evitate di chiudere le labbra. Questo rossetto mi piace veramente molto, con questo look crea un po' questo effetto vampira, mi piace tantissimo. Tra i due devo dire che come stesura preferisco quello rosso, perché già dalla prima applicazione è bello intenso, fluido. Questo qui dovete avere un po' più di accortezza nell'applicarlo, perché come tutti i colori scuri è difficile renderli omogenei. Se non siete molto pratiche nell'applicarlo, rischiate di creare dei grumi o se avete delle pellicine. Quindi vi consiglio sempre, innanzitutto quando usate questa tipologia di prodotto, di scrubbare bene le labbra, e quando utilizzate i prodotti così scuri cercate di non far asciugare tantissimo il prodotto, perché poi se ci andate a ripassare si va a creare delle macchie di colore, per cui cercate di di stendere il colore bene sin dalla prima applicazione. E ripeto, io ho già provato in passato questa tipologia di prodotto, e una volta che il gloss va via, ragazzi, vi assicuro che rimane lì fermo e non si muove. Quindi se andate a una cena e volete per una sera avere un look, scusate, delle labbra effetto gloss, perché magari anche vi piace il gloss e volete cambiare, dopo vi rimane il rossetto sotto, una volta che il gloss è andato via, perfetto. Ultimi due prodotti di questa collezione sono questi due smaltini, che questo riprende molto il rossetto, questo invece è un rosso pescato veramente molto particolare, bellissimo. Volevo farvi vedere gli swatch che abbiamo fatto qui delle Made to Last, e guardate, una volta che si asciugano, cioè ragazze, non si muovono. Rimangono lì, sono fantastiche quelle matite, io le adoro, mi piacciono tantissimo, mi durano tanto. E top, ma sono anche waterproof? Sì, sono anche waterproof. Gli ombretti mi piacciono sia come tonalità, perché ultimamente sto un po' in fissa con questi ombretti caldi. Sono metallici ma non glitterati, quindi quel metallico bello e luminoso, intensi, si sfumano bene e colorazioni bellissime. Per quanto riguarda poi le Made to Last, vi ho fatto vedere, sono pazzesche, colorazioni molto particolari, soprattutto la 206 mi piace tantissimo. Illuminante, devo dire che si fonde benissimo con la pelle, soprattutto su di me alcuni illuminanti dorati veramente si notano tanto, staccano tanto dal mio colore di pelle. Invece questo, ragazzi, potete farlo da più leggero a power come piace, soprattutto a me. Due prodotti labbra. Come vi dicevo, quello rosso è uno dei miei preferiti come stesura, e questo qui dovete stare un attimino più attente nel stendere subito il prodotto prima che si asciughi. Sono dei prodotti waterproof, una volta che il gloss va via e fissa il prodotto lì sotto, potete mangiare tranquillamente, il prodotto non si muove. E come ultimi questi due smaltini, le tonalità mi piacciono molto, soprattutto quella scura la trovo particolarmente adatta a questa stagione autunnale invernale, e gli smalti di pupa prima di avere il gel alle unghie utilizzavo spesso i loro smalti, mi duravano una settimana, 8 giorni in media. Mi piacciono molto perché hanno questo scovolino bello largo, quelli là piatti larghi, che vi permettono veramente di stendere il prodotto benissimo su tutta l'unghia in maniera precisa. Io adoro quello scovolino così largo, mi piace da morire. E niente ragazze, io spero che questo look vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di questa collezione e qual è il prodotto che vi ha incuriosito di più e che vi è sembrato il più bello di tutta la collezione, o i prodotti, magari ce n'è più di uno. Lasciatemi qui sotto i commenti e fatemi sapere qual è il vostro preferito. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un nuovo video.